Lucy, non riesco a localizzare l'FDA di Ezio. FDA? Qualcuno può dirmi che succede? Scusa, Desmond, frutto dell'Eden. Al Vaticano, Minerva ha accennato ad altri templi e al fatto che sono essenziali per impedire la catastrofe che sta per abbattersi sulla Terra. Esatto. Sono convinta che per trovare i templi dobbiamo recuperare la mela dell'Eden di Ezio. Minerva l'ha in qualche modo alterata toccandola. Un momento, siamo a Villa Auditore. Sì, il nostro ultimo rifugio in Italia. Pare che i Templari stiano bloccando i confini. Nel 1507 Ezio nascose il frutto dell'Eden, ma se provo ad accedere a quella sequenza genetica, pare che si ricordi di qualcos'altro. Una specie di ricordo nel ricordo? Sì, esatto. Forse. Esatto, forse? Mi pare che ti sia già capitata una cosa simile all'Abstergo, vero? Anche il soggetto 15 manifestava talvolta ricordi nei ricordi, ma era incinta. I ricordi del padre e della madre del feto erano in competizione. Beh, Desmond non è incinto. O almeno non si direbbe. Forse ha solo mangiato troppo. Puoi saltare a un ricordo successivo. No, non funziona. Mi ricorda qualcosa. Non si poteva accedere agli ultimi ricordi di Altair finché Desmond non ha migliorato la sincronia. Allora forse adesso sta succedendo la stessa cosa. L'inquietudine di Ezio si sta riflettendo su Desmond, destabilizzando il ricordo. In alternativa, Rebecca non sa fare il suo lavoro. Grazie, stronzo. Perché? Stavo solo elencando le spiegazioni possibili. E questa mi sembra la più probabile. Permalosa. Qui non è sicuro. La sorveglianza cellulare vede attraverso i muri. Intendi sorveglianza satellitare? Scherzi. L'Abstergo ha potenziato ripetitori anni fa. Ora le onde attraversano qualunque cosa in superficie. Ci troveranno. E invece no. Seguitemi. Bloccata dall'interno da una trave. Da qui non si passa. Che si fa adesso? La strada che abbiamo fatto ci riporta dritti all'autostrada. Qui non siamo affatto al sicuro. Non abbiamo dei teli, dobbiamo nascondere il furgone. Scusate se insisto, ma non abbiamo molto tempo. Beh, allora aiutaci, Sean. Hai qualche idea? Non saprei. Magari il santuario ha un altro ingresso. Ehi, ho trovato qualcosa. Seguimi. Desmond, io davvero non ho parole. Mi è venuto spontaneo. Possiamo passare da qui. Bel lavoro. Allora noi vi aspettiamo qui, d'accordo? Tutti soli soletti, con un bel bersaglio dipinto sulla schiena. Perché non si accende? È bello non essere nell'Animus. Non è esattamente la mia idea di divertimento. Fammi indovinare, tu sei più il tipo che va a letto alle 6. Cosa? Desmond? So divertirmi anch'io. Molto convincente. Sì, mi hai convinto. Ok, dopo che avremo salvato il mondo te lo dimostrerò. Me lo metteresti per iscritto? La luce. Cos'è stato? Io non vedo niente. Fuggite! Prima che i soldati vi prendano! Correte! Via! Sono fuggiti di qui. Cosa? Ezio e la sua gente. Dopo l'attacco, adesso riesco a vederli. So che è difficile, ma cerca di distinguere le cose. Concentrati sul presente. E se le visioni non si fermassero? Tra un po' comincerò a disegnare i simboli sui muri. Non ci scherzare. Il 16 è morto. Restiamo sul presente, ok?
Grande, non si muove. Ci posso passare sotto? Pronto. Ce la fai a sollevare quella grata? No, se non vuoi vedermi ridotta come quello scheletro. Troverò un sistema. Da qui posso calarmi nel corridoio di sotto. Attenta ai pipistrelli. Dove? Cioè, nel caso ne vedessi. Ricordami di non coprirti le spalle. Desmond. Altri fantasmi. Sono qui, ok? Resta con me. Ezio! Ti sei fatta male? No. Nostra madre come sta? Desmond, di qui non si sale. Che ne dici di darmi una spinta? È una pessima idea. Ti lancio in aria e tu ti aggrappi alla sporgenza. Peggio ancora. Seguimi. E questo? Che cosa vorresti... Bel colpo. Un gioco da ragazzi. Di quando saranno queste gallerie? Del Medioevo, credo. Ma le travi reggono ancora il nostro peso. Dopo tutto quel tempo nell'Animus, non sono sicuro. Mi ero ripromessa di non dirti niente, ma stai davvero ingrassando. Aia. Ho anche detto a Rebecca di allargare l'Animus. Sul serio? No. Si sale. Pronta. L'ultima volta che sono stato qui... Che Ezio è stato qui? Sì, volevo dire Ezio. Non dovrei sottoporti a tutto questo, non è giusto. Ehi, scherzi a parte, questo è il culmine della mia vita. E lo è grazie a te. Concentrati sul percorso, ok? Quando è diventato compito mio? Se tirassi io tutte le leve, che cosa ti resterebbe da fare? Niente. Bel tentativo. Pronta? Un interruttore! Si è aperto qualcosa! Che bello. Ezio fa il bagno con Caterina Sforza e io sguazzo in una latrina. Ecco, l'ho trovato! Cazzo, è gelata! Piantala di frignare! Per te è facile, non stai nuotando nei rifiuti tossici medievali. Ah. Puzza da far schifo. Il solito esagerato. Ricorda, questo è il culmine della tua vita. Sì, sì,
Pronta? Sì, vai. Devi bagnare. Perché ci sei tu? Simpatica. Vero? T'ho presa. Grazie. Ezio! Siamo passati! Fai presto! Oh, Cristo! Ah! Dio mi salvi! Bene, il ponte è andato. Impossibile saltare. Ho un'idea. Dovrai aiutarmi. Mettiti sul bordo e sta pronto. Pronto. È fatta. Fammi vedere. Oh, tu va pure avanti. Io me ne resto qui a morire al buio con i pipistrelli. Avanti, salta! Ottimo lavoro. Mi spiace per i pipistrelli. A me no. Soldati, ho trovato un'entrata! Aspetterò qui. Bene, adesso lascia che vada a tirarti giù quel ponte. L'ultimo l'ho fatto io. E sono sicuro che sarà il tuo ultimo. Ah, molto spassoso. Ecco qua. Grazie, Desmond. Ora tocca a me pareggiare i conti. Basta. Grazie. È già qualcosa. Stupiscimi. Ecco fatto. Grazie. Siamo una buona squadra. Ok. Avanti, Desmond, andiamo. Riesco a vedere il santuario. Wow. Sembra così vecchio.
Ezio deve essere tornato qui dopo l'attacco. Ma perché? Desmond! Giusto, apriamo quella porta. Qui c'è qualcosa. Riesci ad aprire quella dannata libreria, Desmond? Ce l'avete fatta! Ah, alla buon'ora. Cos'è quello? Credo che appartenesse a Ezio. Sotto ci sono dei numeri. 1419, 1420 e 1421. Forse dovresti stenderti un po'. Non è nulla, sto bene. Questo posto è stato costruito per durare. Nessun danno strutturale, non c'è neanche campo. Dovremmo essere al sicuro, portiamo qua giù l'Animus. Ok, qui sembra tutto a posto. Son, nascondi il furgone in paese e assicurati che non ti seguano. Ma che... cos'è questo tanfo? Sono i miei vestiti. Sembra che ti sia tuffato in una fogna. È stata un'idea di Lucy. Un momento, ragazzi, ci serve corrente. Qui vicino c'è un cavo al quale potrei agganciarmi, ma il wattaggio è basso. No, ma certo, sicuri che non vi serve altro? Non so, del caviale, magari potrei farti un delizioso cappellino a maglia. No? Va bene, seguimi. Bene, cerca le scatole dei circuiti per tutta Monteriggioni. I giocattolini di Rebecca devieranno un po' dell'elettricità al cavo sotto la villa. Non chiedermi come fanno. Se lo capissi, non sarei io quello mandato a nascondere il furgone. Thank you.
Eccomi. Appena in tempo, è quasi l'alba. Sì, si è avviato, possiamo iniziare. Vi sono mancato? No, a nessuna? Ehi, sto parlando ad alta voce, mi sentite? Staccano viste. Iniziamo subito. Secondo te che sono quei numeri in fondo al disegno? 1419, 1420 e 1421. Forse si riferiscono alla guerra dei cent'anni. Aspetta, nel 1419 Papa Martino V arrivò a Firenze, giusto? Partì per Roma nel 1420, l'anno in cui Brunelleschi iniziò a costruire il Duomo. E nel 1421... Nel 1421... Sa che devo fare altre ricerche. Beh, che ne pensi di Monteriggioni? Questa non è Monteriggioni. Quella vera è esistita nel Rinascimento. Chiedimi com'era nel 1554 quando è stata razziata da Firenze e te lo dirò. Ah, pensavo ti piacesse com'è oggi. Non pare cambiata molto. Esatto. La storia studia i cambiamenti, che sono la vita. Se qualcosa non evolve, vuol dire che è morto. Non c'è tempo per le chiacchiere. Che cosa facciamo con l'Abstergo? Aspettiamo. Non appena troveremo la mela, contatterò le altre squadre in Europa, ma finché siamo in Italia, dobbiamo cavarcela da soli. Sarebbe bello ricevere un po' d'aiuto dall'alto! Gli assassini migliori stanno raccogliendo informazioni sul lancio del satellite. Sono state individuate varie strutture negli Stati Uniti, in Cina e in Russia. Ma sono solo delle ipotesi. Cosa fanno le altre squadre? Ostacolano le ricerche dell'Abstergo. Per quel che ne so, l'Abstergo non sa dei templi e della mela di Ezio. Forse per una volta siamo in vantaggio. Non ho tempo per parlare. Sei molto concentrata. Ho dovuto inserire i nuovi sistemi in Baby. Adesso sarà anche meglio di prima. Desmond riuscirà a rivivere i ricordi questa volta? Io scommetto di sì. Sempre stata una smanettona? No, prima facevo sport, poi mi sono rotta una gamba e ho scoperto i computer. Chi l'avrebbe detto che scrivere codici fosse divertente come saltare giù da un elicottero su una tavola? Per tua informazione, ti conviene far controllare le ghiandole surrenali. Sai, perché quello non è tanto normale. Non distrarmi. Come forse avrei notato, ho fatto alcune migliorie all'Animus, ma ho anche inserito un nuovo programma di addestramento virtuale. Qui puoi affinare tutte quelle mosse da sballo che hai imparato dai tuoi antenati. Ora apro una missione. Ora, andiamo!
Puoi accedere ad altre missioni virtuali dal desktop. Man mano che completerai le sessioni, caricherò altre sfide. Per impedire al tuo subconscio di rigettare gli ultimi ricordi di Ezio, devi viverli nell'ordine registrato dal suo genoma. Evidenzia la sequenza 2, Desmond. Ora selezionala e potrai vedere i ricordi al suo interno. Dopo che avrai sbloccato un ricordo in questo menu, potrai riviverlo tutte le volte che vuoi. E se ci sono dei ricordi che preferisco dimenticare? Desmond, ascolta, è importante. Se hai bisogno di riposare, scollegati dall'Animus. Puoi uscire dalla macchina quando vuoi. Sono pronto a iniziare, tranquilla. Un'ultima cosa. Se incrementi la tua sincronizzazione vivendo gli eventi esattamente come Ezio, potresti anche scoprire qualche ricordo represso. Va bene, iniziamo. Scegli il primo ricordo. Desmond, ho esaminato quei codici a 5 cifre senza senso alla fine dei file del soggetto 16 e credo di aver fatto una scoperta interessante. I codici corrispondono esattamente alle coordinate dell'Animus. Nella banca dati ho contrassegnato con l'icona di un occhio i punti corrispondenti alle coordinate. Probabilmente non troverai nulla, ma insomma, non si sa mai. Calmatevi, il dolore passerà presto. Dove mi avete portato? Da nessuna parte. È stato un uomo a lasciarvi qui. Ha detto qualcosa? Solo questo. Dovrete incontrare Messer Machiavelli davanti al mausoleo di Augusto. Vi aiuto a vestirvi. Questi abiti me li ha dati l'uomo che mi ha portato qui. Sì, messere. Roma. Sì, o quel che ne rimane da quando i Borgia sono al potere. E il mausoleo? Sfortunatamente non è visibile da qui. Forse lo è dal tetto di quella chiesa. Sì, ma le scale sono inaccessibili. Ah, non sarà un problema. Vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me, buona donna. Addio. Oh, devo trovare un medico. Il braccio! Salute. Mi serve una medicina. Fate vedere. Un uomo della vostra età non può guarire da una tale ferita con una medicina. Questo è per lenire il dolore. Guarirete col tempo. Grazie. 4 dottori su 5 suggerirebbero le sanguisughe, ma non è dimostrato che funzionino in questi casi. Tuttavia, posso consigliarvi tanti bravi colleghi in città. Avete bisogno d'altro? Posso eseguire le amputazioni minori in loco? Un uomo della mia età. Più pesanti o quelli con difficoltà motorie sono pregati di non chiedere l'elemosina davanti agli ingressi.
Di sicuro è un tipo ardito. La schiena. Sto forse sognando. Pare che uno zotico stia resistendo all'arresto. Gli faremo vedere noi come funzionano le cose sotto i Borgia. Machiavelli può attendere. Roma è in mano a pessimi governanti. Alla chiesa di Nostro Signore. Che occorre possedere una specifica autorizzazione per esercitare. L'esercizio abusivo comporterà la confisca e lo sfratto dall'immobile. Avviso le prostitute che esercitano nel rione. Poiché la zona è posta sotto il diretto controllo del pontefice, l'esercizio autorizzato o meno della professione è ritenuto inopportuno. Sua santità vi chiede perciò di presentarvi alla caserma papale più vicina per essere assegnate a un altro rione. Già che sua signoria Duca Valentino... Portarlo direttamente al giudice. Dobbiamo avere molto peccato. Se non avessimo già abbastanza. Ho preso uno di quei bastardi che stavano rubando la chiave. Fingere di non conoscermi. La mia stanza. Questo è il tuo. Qui non mi rimane più nulla. Non ho nemmeno i soldi per un goccetto alla spesa. Re Luigi di Francia ha dichiarato solennemente che la cucina milanese va migliorata e portata al livello di quella francese prima che gli metta piede in Lombardia. Continuerà invece a confiscare il vino finché le sue ragionevoli richieste non verranno soddisfatte. Ti prego Dio, fa che Cesare non scopra nulla. Uccidetelo! Ne ho abbastanza del vostro brutto muso! Era bellissima. Lo era! Finché quel porco non l'ha violata! Perché non l'ha soltanto uccisa? Perché non l'ha soltanto uccisa?
persone che l'hanno vista crescere hanno applaudito quando le ha sputate addosso. Hanno sorriso quando il suo collo... Posso capire. Come potresti? La mia Livia era innocente. Anch'io ho perduto persone care così, per tradimento. Il carnefice osserva dalla sua casa sul colle. Minaccia di impiccarmi se la depongo. Quando sei pronto, deponila. Ci penso io al carnefice. Riescati in pace. Ezio, che sorpresa vederti qui. Credevo mi avessi mandato a chiamare. Mai. La notizia dell'attacco alla villa si è sparsa per la città. Eravamo certi che fossi morto. Non direi. Sono ancora abbastanza vivo. I Borgia non devono sapere che gli sei sfuggito. Seguimi. Cerca di non attirare attenzioni indesiderate. L'ho mai fatto? Le guardie volevano interrogare mia nipote. Ti conviene acquistare qualche utile strumento. Non sopravviverai a lungo a Roma senza. Ho la mia lama. Addio, grande progetto di lavori. E le guardie hanno armi da fuoco, grazie ai Borgia. Per fortuna, posso aiutarti. Grazie. Visto che mi sei debitore, forse ascolterai delle parole assennate. Non appena ne sentirò, te lo farò sapere. Prezzi incredibili per voi. Più tardi. A dopo. Tornate a trovarmi quando ripassate di qui. Sono disponibili posti nei reggimenti della milizia da regolare. Bene. Ora puoi riuscire a tornare sano e...
salvo a Firenze. Potrei, ma non sono diretto a Firenze. Ah. Non ci sarà pace finché non ci solleveremo contro l'intera famiglia Borgia e i Templari al suo servizio. Non eri così determinato a Monteriggioni. Come potevo sapere che mi avrebbero trovato così presto e che avrebbero ucciso Mario? Rodrigo si circonda di serpi e sicari. Persino sua figlia Lucrezia è diventata una delle sue armi più letali. Ma anch'ella non vale nulla al confronto di colui che sta dietro l'attacco alla villa. È ambizioso, spietato e crudele oltre ogni immaginazione. Per lui le leggi degli uomini non contano nulla. Ha assassinato il suo stesso fratello per sete di potere. Non teme né il pericolo né la fatica. Chi non cade trafitto dalla sua spada fa di tutto per unirsi ai suoi ranghi. Le potenti famiglie degli Orsini e dei Colonna si sono dovute inginocchiare ai suoi piedi e il re di Francia è suo alleato. Dimmi il suo nome. Cesare Borgia, capo dell'esercito papale. Come intende esercitare il suo potere? Che cosa lo spinge? Ancora non lo so. Ma, Ezio, Cesare ha posato gli occhi sull'intera penisola. E se continua così, sarà sua. E ammirazione quella che sento nelle tue parole. Egli sa come ottenere dei risultati. Una virtù rara al giorno d'oggi. Oggi per strada ho visto un altro cadavere. Non l'ha. Non ci conviene andare a cavallo. Roma è assai vasta. Col susseguirsi delle conquiste di Cesare in Romagna e l'aumentare dell'influenza dei Borgia, le zone migliori della città sono passate in mano loro. Non possiamo usare le scuderie. Oh, adesso la volontà dei Borgia è legge. Stai insinuando qualcosa, Ezio? Non fare il finto tonto, Machiavelli. Hai qualche piano in mente? Sto improvvisando. Ehi voi, potrebbe essere lì. Meglio dare un... Sfidare i Borgia non è molto saggio. Assassino! Prendetelo, ragazzi! Giù le mani, su! Possiamo uscire di casa, finalmente qualcuno che prende le nostre difese. Ben fatto! Bravo! Siamo qui! Bravo! Continuate così! Apprezziamo le vostre buone azioni. Fategliela vedere! Colpitelo a morte, ragazzi! Per i Borgia! Devi essere stanco di vivere! Sfidare i Borgia non è molto saggio! Assassino! Prendetelo, ragazzi! Colpitelo a morte, ragazzi! Per i Borgia! Attorno ci sono tutti i piccoli. Se non mi andassero.
Sfidare i Borgia non è molto saggio. Assassino! Prendetelo, ragazzi! Colpitelo a morte, ragazzi! Per i Borgia! Devi essere stanco di vivere per mostrare la tua faccia in un rione dei Borgia! Pietro, fuggire, risparmiare! La riduzione in schiavitù delle popolazioni indigene sarà benedetta da sua santità. Solo perché hai ucciso qualche guardia, non ti accoglieranno a braccia aperte alla scuderia. Hai ragione. Dobbiamo lanciare un segnale. Aspetta qui. Quanto pare adesso possiamo acquistare la scuderia. Dopo di te. Udite, udite! A tutti i residenti e visitatori di Roma, fate attenzione alla possibile caduta di materiale presso i cantieri. Inoltre, membri della Gilda dei maestro nell'aprire ferite, ma sai anche farle rimarginare? Io intendo curare la malattia, non i suoi sintomi. Non celarti dietro le parole. Bene, allora parliamo apertamente. La morte di Rodrigo Borgia non avrebbe risolto nulla. Sento di doverti sentire. Guarda la città, il fulcro del potere dei Borgia e dei Templari. Uccidere un solo uomo non cambierà nulla. Dobbiamo estirpare la fonte del loro potere. Mi stai suggerendo di fare appello al popolo? Forse. Affidarsi al popolo è come costruire sulla sabbia. Ti inganni. La fede nel genere umano è il cuore della nostra confraternita. Deve essere un tuo adepto, quello. Va, recupera ciò che ti ha rubato. Vediamoci al Campidoglio! Ma attende una persona di fiducia! Ridammi il mio denaro! Torna qui! Tocca passare alle maniere forti! Lasciatemi in pace! Stai commettendo un grosso sbaglio! Sparisci, prima che mi penta di averti risparmiato la vita. Vado.
Perché vi comportate in questo? Da questo momento, nottetempo, sarà possibile effettuare delle rapide ispezioni casuali a botteghe. Ho preso uno di... Sarà permesso? Uova, che mi basta. Dio del cielo, finirà col farle. Aspettate un momento. Dove... Ora, fratelli! Io! Ora, andiamo! Sparito!